Ciao a tutti, io sono Rotus, bentornati sul mio canale. Siamo di nuovo qui con The Binding of Isaac Rebirth. Andiamo a fare una run. Solo che mi sono stufato di fare run con Kane e non voglio fare quelle con The Lost Ark come ora. Quindi pensavo di provare a fare l'Hard Mode. Quindi penso di fare Hard Mode, Isaac, Dark Room. O magari anche la... come si chiama? Quella più difficile. La... Fantastico. Sono riuscito a fare proprio quello che volevo fare, per una volta. La Boss Rush. Sarebbe ottimo. Oh, non male. Ah, il seed per questa partita è SM1KW7KS. Vediamo di migliorare le nostre abilità in hard mode. Ci credo poco, ma... Tentare non nuoci. Inoltre, partiamo con Isaac, che secondo me è uno dei personaggi migliori. Cioè, un pochino più easy, nel senso che avendo il D6 possiamo rirollare gli oggetti. Se... Poi abbiamo più possibilità di indirizzarci verso una... Leo innanzitutto verso una build tra virgolette OP. Leo mi permette di distruggere tutto. Forse aumenta anche il danno, no? Forse no. No, direi di no. O lo aumenta di un 0 punto qualcosa che non viene conteggiato. Siamo all'occhio a non prendere danni dalle rocce con le bombe. So che potrei prendere la vita, ma a sto punto... Ah no, forse ha senso prenderla, perché per dover prendere quella cioè per arrivare a utilizzare pienamente quella avrebbe di... guarda, ritiro tutto quello che ho detto. Volevo dire, dovrei prendere 4 danni, 3 danni, cos'erano? E li ho presi, quindi sto zitto. Meglio che sto zitto e vedo di andare avanti come una persona normale invece di rompere le scatole. Ok, 8 monete, 9 monete direi. Non stiamo sentendo il peso dell'hard mode, eh? Ora come ora. No, più che altro che stiamo trovando tante monete nei chest. Vita, abbiamo trovato i cuori grigi. Ok, occhio a non scoppiare quella. Dovresti darmi tante cose, tanti ragni a quanto pare. Ma io faccio così e ho rischiato anche di prendere danno. Sono estremamente lento e mi sentivo già lento forse per Isaac normale. Non c'entra neanche Stompy, forse. Qui finirà malissimo perché ci starò 6 ore a uccidere tutti. E il problema di quando gioco con Isaac è che a volte mi scordo completamente di avere il D6. Ad esempio Leo, avrei potuto dire, vabbè, lo rirollo. Meno male Stompy non è che ne frega più tanto. Però in realtà, vabbè, magari... Stompy, cioè non ci ho proprio pensato, non ho neanche preso in considerazione l'idea di rirollare. Tutto sommato Stompy non è un oggetto malvagissimo, se pensate che siamo già a 11 monete, probabilmente proprio grazie a Stompy che ci ha fatto trovare un po' di monete in giro, più in giro nelle urne, diciamo. In più abbiamo... buono, un grigio. E in più lo Swallowed Penny, ecco cosa sto dicendo. Quando prendiamo danno dovremmo spawnare monete. C'è una possibilità che si spawni monete. Shop non ancora, perché non ho ancora 15 monete, quindi direi che possiamo andare avanti. Ok, uno fuori. C'è una roccia grigia lì, tra l'altro. Per di più avere Stompy vuol dire non dovrei più utilizzare delle bombe per... Per un pelo prendevo danno. Non dovrei più utilizzare bombe per ottenere... Per distruggere le rocce. Grigie in particolare, che sono quelle... Rocce tinte, vabbè, che sono quelle che ci interessano. Su. Ok. Sarebbe bello avere un oggetto... Vabbè, c'è in teoria quello alla Pac-Man o... Unicorn Horn, che permettono di andare sopra i nemici. È proprio un oggetto che ti permetta di calpestare i nemici, di farli esplodere andandoci sopra, sarebbe bellissimo. Non avrebbe gran senso, nel senso che... scusate, equivarrebbe all'Unicorn Horn o al... Come si chiama? Pac-Man, diciamo. Petrified Poop. Sì, un attimo, solo perché c'è ancora qualche cacchetta qua. Voglio Petrified Poop al posto dell'altro, eh? Forse sì, guardate già quanto... Ma ha già fatto prendersi monete. Sì, teniamo Petrified Poop al posto di Swallowed Penny. Che Swallowed Penny, bene o male, prevede che noi si prenda un danno. Oh... 7, 15, 22. No, non c'ho abbastanza. Prendo questo. E mi sa che devo rinunciare alla scala. Mi piace la cintura dei campioni. In pratica aumenta il numero di nemici campione, che è già abbastanza elevato essendo in hard mode. Ho detto elevato, quindi sicuramente ci sarà qualcuno che dirà vorrei agguantarlo. Oh no, The Haunt. Però aumenta anche il mio danno. Sarebbe challenge up. Aumenta la sfida aumentandomi il danno e appunto i campioni. La Champion Belt. Quante monete? Potrei quasi prendere la scala. Se non muoio, perché con The Haunt tutto è possibile. È un boss maledetto.
ti odio. E ho anche spawnato per sbaglio due ragni. Io li ho spawnati, perché ho distrutto la giara. Ci muoio. Ci posso morire benissimo da Deont. Deont non riesco proprio a capire come si faccia a batterlo. Cioè, se c'è effettivamente un pattern che mi permetterebbe di batterlo senza prendere danno. Cazzo. Speed più range. Sì, grazie. La speed la gradisco un sacco. Andiamoci a prendere questo cuore. E no, non ho le 15 monete. Potrei bombare la cosa? No, vabbè, lasciamo perdere. Tanto la scala non è questo grande oggetto. L'ultima volta che l'ho detto c'erano troppi oggetti raggiungibili solo con la scala o volando. Quindi potrebbe terminare amaramente. Curse of the Darkness, ecco. La bellezza dell'hard mode tra i nemici campione e meno spawn di vita e di oggetti in generale, mi sa. La stragrande presenza di challenge. Di challenge, sì, di curse. La stragrande presenza di curse. Non credo abbia senso come frase, ma direi che possiamo starcene benissimo. Non lamentatevi, non potete lamentarvi. Ok, vediamo di... Vorrei tanto riuscire a finalizzare qualcosa sto giro. Decisamente non stiamo finalizzando per la... come si chiama? La... boss rush room. Decisamente no. Poi farò delle cose dedicate. Dai baby, ma soprattutto per la boss rush potrei farlo non in hard mode. Cioè, no, in teoria, già che voglio fare in hard mode, sì, potrei fare già tutto in hard mode e ignorare il fatto che non lo fate in normal mode. Cioè, volendo avrei potuto... sarei potuto partire direttamente in hard, però non... non credo ne... cioè, aver fatto tutto in hard avrebbe voluto dire comunque fare anche meno episodi nel caso in cui fosse riuscito. E... cioè, magari avrei già finito la serie. No, magari no, perché devo ancora finire quella normale, quindi è difficile che io sia riuscito a finire qualcosa di più difficile, ma che richiede lo stesso tempo. Però, insomma, non... cioè, piuttosto fare una cosa graduale, poi comunque Isaac mi diverto a giocarlo, piace a voi, piace a me. Continuiamo così, nel senso, anche se facciamo 200 milioni di episodi, chi se ne frega. L'importante è divertirsi, no? Se no, chi me lo fa fare? Sicuramente non il trono di Goleador fornitomi dalla mia partnership. Allora, vediamo di vedere se troviamo qualcosa di interessante qua intorno. In realtà la partnership paga bene, è che sono, cioè, paga bene nel senso che è un contratto onesto. È in generale la... io che col canale non faccio particolarmente tanti soldi, anzi decisamente pochi. Un discorso che forse è uscito nelle live, ma che tendo a ribadire, che non pensate che io possa diventare venduto, far soldi, diventare ricco, no, proprio... ma neanche tra quei 200-300 anni. Anche di nuovo qua, ho preso Dry Baby senza pensare minimamente che potessi rirollarlo, Però tutto sommato Dry Baby non lo disdegno. Può pararmi i colpi se vuole. Se vuole, perché potrebbe non volere. E... sti cazzo di ragni! Ah, continua a spawnarne! Cioè, questo è un super... slot? No, non è un super slot. Cos'è? No, è semplicemente uno slot campione, mi sa. Perché ultra slot dovrebbe... no, aspetta. È ultra slot quello che lascia la left hand o è ultra pride? Ho i miei seri dubbi. Dammi Satana, no, Ruskard. Ciao, dislike smokes. Ok, ho capito, grazie, è utile. Sì, fantastico. Riuscire a eliminare così i nemici è fantastico. Comunque, tre nemici, tre campioni, Probabilmente perché oltre ad essere in hard mode ho anche preso la bellissima... No. Merda, mi sono incastrato. La bellissima Champion Belt, che per un aumento di danno mi porta a incontrare più campioni. Ok. Monete ne abbiamo, quindi decisamente andiamo allo shop. Sarebbe interessante magari avere ancora più monete, nella speranza di poter comprare due oggetti, se ci fossero due oggetti interessanti. Il bag mi interessa un sacco. Funny pack. Perché ogni volta che prendo danno, mi sa, dovrei lasciare qualcosa. Potrei lasciare un oggetto, qualsiasi. O sei bombe, cerchiamo un po' la stanza segreta? No. Cioè, no, non è un no, no. La cerchiamo, ma no, non è qua. No. Deve essere qua su? Sì, proviamo. No! Come sprecare bombe e vivere felici, no? E allora, o è qua sopra o qua sotto? Proviamo sotto. Se sopra mi sparano i testicoli. Se no, non so dove altro... vabbè, poteva essere... vaffanculo. Ho sprecato tutte le bombe e non ho trovato niente.
Guarda, l'ultima qua, sperando ci sia la stanza segreta, sicuramente sarebbe qua sotto. Sicuro. Sicuro che era lì sotto. Mostro, se riuscissimo a non prendere danni contro di te sarebbe eccellente, eh? E magari ci scappa pure un pattino con Satana, eh? Così, per dire. Per di più si possono rollare anche gli oggetti del patto, quindi... Non è male, non è male per niente. Dai, 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 no. Vabbè, sei morto, eh. Direi che dovevi riuscire a non prendere danno. Se mi facevi danno con quell'ultimo colpo, tipo, ti uccidevo. Niente, Satana, sul serio. Non ho preso danni da cuori rossi. Vabbè, frega niente. Non ho preso danni da cuori rossi contro di te. E nella stanza normale solo danni da cuori grigi. Però credo che in generale per tutto il piano valga la stanza, la regola proprio niente danni. Ne vale la pena? Sì. Beh, già che non ho un trinket. Ah no, ce l'avevo il trinket, scherzavo. Dovrebbe aumentare praticamente la velocità dei colpi, no? Mi tengo il Petrified Poop perché aumenta la possibilità di trovare soldi, dato che ogni volta che rompo una cacca ci sono molto più alte probabilità di trovarci moneta all'interno. Fantastico. Fantastico. Basta. Grazie per la troll bomb, gentilissimo. Speed up, ottimo. Oh, adesso andiamo quasi troppo veloce. Abbiamo iniziato che sentivo tantissimo la lentezza. Comunque non ho minimamente pensato a rirollare l'oggetto che mi aveva lasciato mostro, eh? Ad esempio, di nuovo. Ogni volta mi scordo davvero il D6. Che comunque cos'è? Aumenta la velocità dei colpi, forse. O anche la velocità mia, vabbè. Adesso siamo velocissimi. Mi ha rischiato, eh. Ah, ma sono tutti a ricerca, sì. Solo che quello era ricerca e campione. Fantastico. Soldi ne abbiamo. Non vado sopra il fungo perché i funghi potrebbero anche esplodere in una nube tossica e farmi danno. E non è mio interesse prendere danno, ora come ora. Non ho ancora preso danni, eh. Adesso puntualmente prenderò danni perché giustamente per la legge di Murphy non sarei felice se non dovesse andarmi storto qualcosa. Rotten Baby non è malaccio. Guarda, prendiamo Rotten Baby. Wow, ho rischiato, eh. Perché Rotten Baby, meno male, ci spawna quella moschina che se fa il doppio dei nostri danni, se riusciamo ad aumentare il danno, non è male, dato che le spawna particolarmente di continuo. Più o meno. Quindi... Non è proprio questo oggetto terrificante, per di più le mosche vanno da sole contro il nemico, quindi ci stiamo cancro, assolutamente. Addio monete, viva cancro. Oddio, cosa ho appena detto, che brutta cosa. Logicamente è tutto un... inerente al gioco, non c'entra minimamente con la vita reale. Non credo ci sia neanche bisogno di specificarlo. Comunque il cancro come trinket aumenta, se non forse raddoppia, no, credo aumenti, la rate of fire. Non so come ho fatto a evitare quel danno, e quindi sparo molto più velocemente. È uno dei trinket migliori, a mio parere. Sto rischiando un po' troppo la vita, continuando ad andare di sopra. PhD, solo pillole positive. Yes. Ci metto la firma e mi lascio anche una pillola. Dimenticavo i matemesi, che non mi frega. Cioè, che poi pillole positive è neutra. Quindi potrei anche prendermi il rischio di prendere danno al fine di trovare nuove pillole. Telepills, guarda. Così, tanto per. Andiamo qua. Mostrare all'occhio che questa stanza non mi piace. C'è un po' tanto rischio di prendere danni. Grazie dai baby, che comunque non sei riuscito a farli fuori perché sono due campioni. Sti cazzi. Per usare sempre terminologie non volgari. Sto facendo una sudata pazzesca. Ho sprecato due cuori. A casissimo. Ok. Prima volevo rompere quello per essere sicuro. Oh, sono bloccato, sono bloccato, sono bloccato. Grazie, dai baby. Grazie. Di esistere. Dammi un oggetto di gappi. No. Troll bomb. Maledizione. I found peace. Vabbè, te le mangi. Tanto. Ho cambiato totalmente direzione. Cosa potrei voler fare? Non lo so. D6 non l'ho ancora usato, per dire. Perché non abbiamo trovato quel... Merda, quegli oggetti proprio brutti. Erano tutte delle vie di mezzo che dicevo, vabbè, ci può stare, non è terrificante come cosa. E quindi... Dici, cioè, è probabilmente più alta la probabilità che rirollando mi capiti un oggetto brutto che invece a tenermi questo e andare con un oggetto di media entità, diciamo.
Pride. Vedi di morire male e velocemente. Morto. Grazie. The Stars, ci siamo già stati, quindi lo utilizziamo nel prossimo piano, così ci risparmiamo una chiave che comunque abbiamo in abbondanza. A quanto pare le chiavi sono il new meta delle ultime run. 7 monete. Ok, morite male. Sono andato proprio di fronte per dire, guarda, sparmi un po' due colpi in faccia, che ne ho proprio voglia. Di Hollow non dovrebbe essere un grosso problema, come nemico posso anche rompere le rocce, quindi posso muovermi più liberamente. Sono riuscito a prendere danno da Di Hollow. Ciao patto con Satana, ti saluto. È stato un piacere anche solo immaginare di poterti incontrare. Merda. È una menata, adesso non aver patti con Satana. Cazzo. È un HP up. Logicamente che sarebbe venuto benissimo. Potevo rirollarlo. Però, vabbè. Viene bene, nella speranza di trovare patti con Satana e di non fare la cazzata di prendere danni stupidi. A quanto pare mi ci diverto a prendere danni stupidi, quindi guarda, già che ho tante chiavi potrei anche... Sì, ne valsa la pena, più o meno. Oh, cosa fa? Beh, comunque ho il cancro, che credo sia meglio del corno in ogni caso. No. Sì, purtroppo il patto con Satana poteva probabilmente essere l'Urkaeva. L'unica cosa che poteva darmi una spintarella in più, ecco. Cioè, non l'unica cosa, però ci contava un sacco per averla spinta in più. Mettiamola così. Soprattutto saranno tipo due episodi che non divento Gappi. La cosa è preoccupante. Addirittura due episodi. Temperance, ora come ora no, ma The Star non l'ho ancora usata, quindi usiamola. Ah, e c'è anche la Curse, giustamente. Quindi, se anche fosse un oggetto di merda, non posso rirollarlo. Cioè, posso rirollarlo, ma non saprei cos'è. $3 bill. Rainbow Tears, ovvero lacrime che variano da stanza in stanza. Vabbè, finché il triple shot come variazione, ne sto anche. Oh, vi siete scoppiati in faccia. Cioè, in realtà sarebbe toffato scoppiare in faccia all'altro. Shop. Oh no, che brutte stanze. Oh no, che brutte stanze. Infatti anche i funghi mi preoccupano, se devo essere onesto. Pretty Fly di corsa. Grazie. Potevo morire male perché ho uno di vita. Ma comunque è l'hard mode, quindi sono tutte cose che mi dovrei aspettare. Però, se poi sono così stupido da... Lemon Party. Potevo usarlo qua. Ok, no, so per dire, non andiamo sopra altri fuochi. Sopra altri funghi perché sennò facciamo una brutta fine. Andiamo a prendere i cuori che abbiamo lasciato in giro per il mondo. No, qua questi non li posso raggiungere. Non ci sono cuori che abbiamo lasciato in giro per il mondo. Non ci resta che perire. È questo che ci sta venendo detto. Ti prego Lemon Party, ti prego Lemon Party, ti prego Lemon Party. Non la serpe verde, non la serpe verde. Ok, dai, figli, bravo, bravo. Maledizione a te, Grid. Muori, grazie. Chiavi. Vita mi serve, vita, maledizione. Che c'è lì ma non posso prendere. Ok. Merda. Vabbè, però... Coso... Rotten Baby fa la sua porca figura, eh? Fa il suo lavoro, la sua porca figura. Ho 12 bombe. Te dammi dei cuori, ti prego. Mezzo è meglio che niente. Anche se avrei gradito un pochino più cuori. E mi è venuto in mente che avevo Temperance, quindi posso rifare la stessa cosa, quindi... Ho sbagliato, chiedo scusa. Ho sprecato una bomba. Vabbè, ne ho di bombe, eh. Solo moneta sto giro. Maledizione! Shop, ho bisogno di uno shop. Sicuramente ci sarà qualcosa di interessante allo shop. E se lo raggiungessi lo shop. Per di più era un campione, quindi mi colpiva e ero morto. Ad esempio, per dire. Sta anche aumentando la temperatura nella mia camera, non so come, quindi sto soffrendo come un cane. Quindi va di... Ah, figurati! Quando mi serve lo shop, perché potrebbe esserci qualcosa che mi salva la vita, tipo... Nope! Grid! Grido! Abbiamo tante monetine che non mi servono una mazza, ora come ora. Cioè, mi servirebbero se ci fosse, tipo... qualcosa da comprare, ma non c'è qualcosa da comprare perché mi danno grid. Oh, non voglio morire! Devo stare attento a non andare sui funghi, tra l'altro. Poi devo anche farmi il boss così... muori! Spero mi lasciasse un cuore rosso, dato che è rosso, ma a quanto pare no. Ho stomp. Dimenticavo che ho stomp. Tipo, eh. Cuori.
Merda, e chiavi quando ormai ho già aperto tutto. Che comunque di chiavi ne avevamo, quindi c'è poco da lamentarsi. Non ho visto che sotto ci sono quelli ciechi. Grazie, Dre Baby, mi hai salvato la vita, ma tanto, ma tanto tanto. Policefalo, quello che odio. Però mi danno le lacrime a falci. Non è male $3 build, ha un sacco di cose, un sacco di effetti. Mentre io a policefalo non è che scompare, ti ricompare esattamente davanti. Quindi se uno sta fermo dovrebbe riuscire a gestirlo, basta che prenda lo spazio d'azione per levarsi. Ti prendo, non so cosa sei. Pentagram, sì, meno male che non ti ho rigrollato, tipo. Fatto sta che non ho trovato un culo di vita, ho trovato mezzo cuore di vita in tutto il piano. Wow. Curse of the Lost, figurarsi. Merda, 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 merda. Tanta. Merda, tanta. Ok, questo, 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 questo. Vorrei tanto prendere un po' di cose, ma non posso. No, che brutta che è sta stanza, sono morto. Chissà che mi ha salvato la Pretty Fly, giusto, eh? Facciamo fuori prima. Vabbè, ormai. Ok. Dry baby, tu sia benedetto. No, già che posso. Al limite scappo velocemente se spawna una torretta. Mi ha dato l'effetto di non so che lacrima. Ah, forse di number one, ecco, la rate of fire più alta, boh. Ah, posso rompere tutto e questo è estremamente piacevole. The Hanged Man potrebbe servirmi. Sì, poteva servirmi nella stanza precedente. Perché posso raccogliere, andare a prendere lo scrigno. Grazie. E forse c'erano anche i cuori? Non lo so. No, non c'erano cuori, però vabbè. Figurati se mi lasciava un cuore manco pagato. Io lo so che muoio male adesso, per di più con tutti i campioni che ci sono. Ok, questa è number one. Oh no 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 no. Mi preoccupano tanto i fuochi. E infatti, fuochi di merda. Vai te, così posso pensare. Ah, non volo più, maledizione. Forse era meglio tenerlo qua, sto. Però non so se funzionava, se volando potessi anche distruggere. Credo di sì, perché sennò vanificherebbe l'effetto di un oggetto. Non ci credo, ho preso mezzo danno e Funny Pack me ne ha lasciato un intero. Ah, il coso di pillole non sarebbe male, perché ci sono... Ah, oddio, My Reflection come effetto. Perché ci sono... In teoria ho le pillole positive. Fatto è che non ci sono pillole particolarmente positive, tipo HP Up, Full Health, o non so cos'altro. Tears Up. C'ha la K, ma non è che mi freghi più di tanto, in teoria. Come faccio a colpirti se lasci la scia, scusa? Ad esempio... Oh, ci pensa, Rotten Baby. Potrei aver fatto davvero... Merda. Sto per dire... Fanny Pack va benedetto. Solo cuore sta lasciando in questo momento. Ah. Cioè, sto guadagnando più vita prendendo danni. È una cosa abbastanza... Che fa ridere, a dirla. No! Penso... Ci è mancato poco, ci è mancato davvero poco e te ti devo colpire da lontano perché sennò mi esplodi in faccia. Infatti. Imati. Forse ne vale la pena. Sì, 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 avevo fatto bene i miei calcoli. Ed è Hierophant. Oh, in un attimo mi sono ripreso da una situazione catastrofica. Sono felice come non mai. Rompiamo queste rocce che ancora non abbiamo rotto. Giù, suppongo, man. Ho appena buttato... Appena recuperato tutta la vita e te mi fai ridonare tanta roba. È anche vero che Fanny Pack potrebbe aiutarmi. Dai, dammi un oggetto. Figlio della merda. C'erano dei cuori che ho lasciato là? Sì, uno. Cazzo. Tanto mi fanno girare le scatole i Veggar quando non ti danno mai niente. Dai. Dammi un oggetto. Oh, c'è un health up allora. Meno male che c'è Fanny Pack che equilibra, eh. Merda, 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 merda. Non so, merda. Pessima scelta. Era meglio non muoversi, mi sa. Ma tanto meglio, eh. Ma potrebbe anche quasi interessarmi scelta come ora, giusto per queste stanze. Oh, ma che bei piani, eh. Devo dire, Cloud Mode è un bel dito.
super posti sconosciuti. Ti prego, muori. Sei a metà vita, direi che dovresti morire. Sì, tipo. Fantastico. Allora, io me ne sto qua. C'ho anche range alto. Ti faccio fuori dalla distanza. Sono i tuoi amichetti che... è venuto fin qua questo. A salutarmi. Oh no. Ok. The Moon. Ci andiamo alla stanza segreta. Ci siamo già stati. Già che abbiamo bombe. Prima di prendere danni stupidi. Sarà messa un po' troppo lontana, infatti. Telepills, ora come ora non mi interessa. Wow. I found pills. I found pills. Lock up. Vale. Una mi prendo il rischio. Ah, per di più è qua sopra. Comunque. Boh, riprendiamoci il cancro, vaffanculo. Due chiavi, guarda, ce le caccio. Voglio dei cuori. Con l'ammontare perfetto di monete. Mom's knife. Mom's knife, non è male. Non è male. Però potrebbe fottere tutto e non me la cava. Vabbè, prendiamo, fanculo. Mi sa che ho rovinato tutto. Poteva aver rovinato tutto. Soprattutto ho rovinato tutto con la mia avidità col Demon Baby che ho voluto. Sì, mi sa che ho rovinato tutto perché non one shot. E se Mom's knife non one shotta, ci sono dei problemi. No, vabbè. Forse più o meno riusciamo a combinarci qualcosa, forse. Fantastico. Merda, ok. No, non potrei neanche volendo. 69 monete, ti prego. Ho il numero perfetto di monete, so che non dovrei donarle, ma... ci sono troppe cose interessanti qua. Bussola. Cuore. Cuore. Pillola. Speed up. E dono, tanto si bloccherà subito. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Figurati se mi faceva arrivare a livello successivo. Quando avevo una fucilata lì. Vaffanculo! Scusate, prendetemi lo sfogo, ma è un attimo girato. Io quel beggar, la mia abilità non ha fine. Io voglio tenere qualcosa da quel beggar. E ciò mi porterà alla fine della run precoce, ma non me ne frega niente. Io avrò il mio oggetto di Satana. Vaffanculo, vaffanculo! Ti odio. Vi giuro che di solito non sono così. È la prima volta che mi vedete tranquilli, di solito non inveisco così tanto, ma adesso però me ne fate tipo. Io taccio. Io taccio e vado a dare una sistemata a Mostro 2. Merda. Ari merda. Wow, ci è mancato poco. Più che altro è che non vedevo. Vabbè, danno ne facciamo, quindi non ce la mettiamo troppo di Mom's Knife. Finalmente un patto con Satana. HP, tears up, shot speed down. Allora, datemi un attimo. Io. Ah, che senso ha avere le falci? Che non ho più le lacrime, maledizione a me. La Bibbia satanica mi piacerebbe tanto, però vorrebbe dire buttare via. Fanculo. Buttiamoci tutto sui famigli. Potrei aver fatto un grosso errore, ma credo che le falci con il coltello non c'entrassero mai. Niente, tipo, Proviamo a vedere se c'è stanza segreta qua. Niente. O io ci dono gli ultimi due cuori al cazzo di beggar. E se non mi dà qualcosa, io ci esco le lame. Vai, sono qua, ti esco la lama. Oh, ci è voluto tanto per un oggetto del cazzo! Il virus poison touch. Pensavo mi desse sti gran cazzi di oggetto, non so. Boh. Patto con Satana. Qualsiasi cosa del patto con Satana. Aspettavo invece. Sono in pianino, che se prendo un cuore di danno qua mi girerebbero le balle. Anche perché l'ho già preso, quindi. Andiamo giù! 30 minuti per fare due piani, in pratica. Oh, si è benedetta la bussola. C'è una curse room là.
Ho le famiglie che tutto sommato fanno, eh. Non è che non fa niente. Oh, se smetto di spawnare nemici, solo nemici. Ho detto, ma guarda, spawnare. Per di più partono avvelenati perché c'ho preso un touch. Che cosa simpatica. Continuo solo una speranza di trovare un crawled space. The Magician, no, teniamoci di Empress. Di nuovo? Vabbè, frega niente, dovrei farvi tanto male in teoria. Sì. Anche in pratica. Ah, basta, riuscire a becca. Riusciamo. Spara! Grazie. Proprio range corto. Probabilmente avrò qualche effetto strano. Perdiamoci un cuore. Per niente, Cristo. Dammi del cuore. Oh, grazie. Come se non avessi fatto niente, fantastico. Meglio così. Decisamente meglio così. Mercoledì. Ok. Scatole cinesi. Se me ne danno un altro scrigno mi scoppia da ridere. Cosa hai rischiato? Volevo passare un attimo il volume nelle mie orecchie. Oh, ok, molto meglio. Ah, Beggar, guarda, ti posso dare tante di quelle robe che hai voglia. Ci diventiamo vecchi. Basta che mi dai un oggetto utile che non sia un HP up, tipo, dato che di HP ne ho abbastanza. Tipo, eh. Vabbè, però dammi l'oggetto. Non ho anche so tante monete, non vorrei passarci la giornata qua con te. Ah, capito. Vabbè. Meglio che niente. E figurati se tant'è un danno non riuscivo a prenderlo. C'è un arcade ma non ho voglia di passarci la giornata. Per di più io ho la bussola, potrei anche benissimo vedere dove è il boss, maledizione a me. I teschi conviene spaccarli dopo, perché se si spacca adesso e se spawnano una torretta, devo distruggere tutte le torrette prima di poter uscire. Invece se lo adesso spawnano tutte le torrette che voglio, esco, rientro e non ci sono più. Rose card, a piece of paper is your guide, grazie. Vabbè, potrei anche ucciderti ad esempio. Andiamo giù. Fantastico. Un po' meno fantastico, ma dello stesso. The Sun non è male, perché mi permetterebbe di recuperare la vita e di far danno ai nemici, a parte quello. The Empress. The Sun. Potevo rirollare il cazzo. Vabbè, questo lo rirollo. Il cos'era? Il l'HP up. Sono un cretino. Vedete quando dico che non, anche perché non sono più non sono abituato a usare Isaac come personaggio. Ok. Ok. Ok, due cuori neri, non male. The Sun, qual è la carta nuova? The Stars, ci siamo appena stati, caro mio. Caro mio. Devo trovare lo shop e poi posso andare pure dal boss, in teoria. Pillola, dimmi che è buona. Health up! Giusto perché manco poca vita. Lo shop è su, quindi andiamo su. 33 minuti e non abbiamo ancora battuto mamma. Che piano siamo? Siamo almeno al 2, sì. Ok, fra poco c'è mamma. Non manca così tanto. Grazie, dai baby. Meno male che ci sei. Grazie di esistere. Cazzo. Fantastico. La diplomazia funziona sempre. Humbling Bundle, di course. Vuoi prendere... No, il cuore tanto non posso. Quindi potrei fare... Oh, però poi non potrei più. Niente. Perché potevo prendere la batteria, rirollare e prendere l'oggetto nuovo rirollato se era decente. Il fatto è che prendendo la batteria poi non avrò i soldi per prendere l'altro. Visto, faccio tanto lo furbo di avere troppi soldi, invece alla fine non ho più. Però senza dubbio avevo un numero decisamente perfetto di soldi. E boh, allora andiamo a battere mamma. Dove stai, cara? Dai. Dai. Mi piace ripensare, l'ho visto adesso, ripensare a mamma, il primo Isaac, le prime volte che quando ci si riusciva ad arrivare, proprio le prime partite, dicevi, ma quanto cazzo è forte questo nemico? Dice, impossibile riuscire a battere, e poi alla fine si riesce a battere tutti. Niente, Satana.
Wow, adesso le monete della vita. Cosa vogliamo fare? Dark Room o Chess? Facciamo Chess, già che abbiamo un po' di chiavi. Rompo tutto comunque. E andiamo giù. Andiamo giù. Perfetto. Vediamo un pochino. No, direi che potremmo farcela. Humbling Bundle ci è venuto incontro un sacco, senza ombra di dubbio, eh. Danno ne facciamo, Mom's Knife ci viene un sacco incontro. Poi io sono sempre il solito cretino, quindi dobbiamo far... Non vendiamo la pelle dell'orso prima di averlo preso. Però, guarda, frega più niente, ormai vado per l'ignoranza pura. Erano tutti e tre in fila. Devo farli tutti in un colpo, grazie per il cuore grigio. Voilà. Mostro. Non ti temo, ma se saltaste e vi metteste vicini potrei schiantarvi più velocemente. Ma non c'è problema. Ma no, Mom's Knife è un bel oggetto se si ha un bel danno. Quanta vita. Ok, devo dire che... Humbling Bundle, sì, Humbling Bundle. Ci sta venendo un sacco in aiuto. Vorrei tanto prenderli quelli, se devo essere sincero. Il boss è a sinistra. No, non è a sinistra. È doppio. Riuscito a prendere danno come un cretino. Ed è doppio, tra l'altro. La cosa non mi rallegra. Grazie. Dai baby. E dai baby anche non è un oggetto che va sottovalutato. No, no, non prendere le tick. Le tick poi non ce la possiamo più levare, è un bel casino. Comunque alla fine il D6 non è che sia stato particolarmente utilizzato o abusato, in questa partita. Ok. Ho appena avuto una realizzazione terrificante. Ho appena preso a Polaroid, giusto? Sì. Sì. Io con Isaac, è l'unico personaggio in cui in hard mod ho già fatto tutto fino al chest. Vabbè, ho buttato una partita nel cesso. Cristo santo, potevo farne di cazzate. No, io credo che passerò alla storia come il youtuber più stupido della storia. Cristo, che figura di merda. Sempre, sempre, Narotus. Fatti valere, mi raccomando, Narotus. Fai una cazzata dietro l'altra, che sennò non sei felice. Un po' lo stampo di fabbrica. È come te metterci la faccina di Isaac quando prende I found pills and I ate them. Uguale. Ho trovato le pillole e le ho mangiate. Io da piccolo posso mettere, ho sbattuto la testa da piccolo e non mi sono più ripigliato. The box mi fa cagare. Tio, ci ho spiegato. Krampus, non vedevo l'ora proprio di incontrare Krampus. Schifoso maledetto. Head of Krampus? Mi interesserebbe in realtà arrivare al chest con... Sì, facciamo così. Perché mi piacerebbe arrivare al chest col D6 a sto punto per rollare... Non c'è più Satana! Vai Norotus, facci un'altra cazzata! Norotus! Chi se non Norotus? Digidi 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 digidi. Maledizione. Ma andiamo, di più, più danni, voglio farmi più male. Datemene ancora un po'. Infatti. Porca Eva. Oh no. Oh no. Oh no. Fico il coltello a ricerca. Vediamo cosa ci propongono qua. Sono, c'ho una sono demoralizzato dentro. Proprio sento un pochino la morte che pian piano si avvicina alla mia anima, non al cuore, proprio all'anima. Non mi sento più l'anima. Non c'è abbastanza gap in questa serie di partite. Perché sto andando di qua se so anche dove sono le cose, dato che ho preso la bussola, ad esempio? Perché sono Norotus. Il let's player di The Binding of Isaac più stupido che il tubo abbia mai visto. No, credo sia davvero difficile trovarne uno più stupido di me. Se lo trovate vi prego linkatemelo. No, no, perché sennò poi partono gli insulti. Oh, hai detto che sono più stupido di te. No, in effetti. Poi per di più sarebbe un insulto pesante dire che è più stupido di me, eh.
Perché. E vabbè. Perché ce ne vuole a raggiungere un così basso livello di stupidità. Io non vi voglio neanche dire quanto mi stiate sui coglioni. Ve lo spiego tirandovi addosso un coltello. Capito? Bombe, voglio andare a recuperare vita. No, mi piace farmi male. Andiamo secchi per la morte. Se riusciamo anche a colpire. Dall'altra parte, me l'ha messo dall'altra parte. Ah, almeno c'ho l'homing knife. Che figo, si ferma. Perché ricerca. Beh, è durata poco. Potrei, anche se ho la Polaroid, andare al chest e intanto far Satana. Facciamo così intanto? Ma sì, intanto facciamo così. Quindi invece. Sono il peggior cretino che si sia mai visto. Ok, andiamo un attimo su. Tengo la mappa aperta. So quando potrebbe darvi fastidio perché. Posso fargli danni? Cazzo, mezz'ora che li sparo e non mi sembra che possa fargli danni. Sono morto. Una stanza e sono morto. Vabbè, no, c'ho The Sun alla peggio. No, mi dà fastidio anche a me la. E andiamo. Ancora un po' di danno. Non ho preso un danno particolarmente evidente. Ho preso soprattutto. Oh! Porca merda. C'era tanta di quella vita nel piano superiore che. Se anche avessi cominciato a prendere troppi danni alla vita rossa non sarebbe stato un problema. Satana? No. Suicide King? Decisamente no. Ora come ora. Suicide King, come potete supporre, porta al suicidio. E però fa spawnare un sacco di oggetti. Quindi è utile solo se si hanno oggetti che possono riportare in vita, tipo il gatto. O Judas Shadow o cose simili. Non vedevo l'ora di incontrare The Fallen, proprio il nemico che più ambivo di combattere. Ok, mettetevi in fila, mettetevi in fila. Merda, merda, un danno l'ho preso. Potremmo ire, potremmo ire. Sono ancora vivo, non so come. Infatti. Non so davvero come, eh. E mi sono giocato la Curse Room così. Ah no, c'ho The Sun, c'ho The Sun, c'ho The Sun, c'ho The Sun. Calmi, 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 calmi. C'è anche una stanza. Posso vincere? Non credo. Guarda, potrei giocare con te nella speranza che tu mi dia qualcosa di interessante. Basta che ti pianti. Ok. Troll Bomb. Sicuramente prima cosa che esce è Troll Bomb. No, salta direttamente in aria. Ancora meglio. Due danni, però sono un po' tantini. Per ottenere un cazzo, poi sono tantissimi. È totalmente atroie! Io vi dico, beh, dai, più o meno in linea d'aria siamo vicini. Nope! Proprio no. Mi hanno incastrato in una sacca. Speed up! Ma rimane troppo lento. Se ci fosse un full health, sarei l'uomo più felice sulla faccia della terra. Cioè, ce l'avevo il full health, me lo sono giocato. Due cuori me li sono giocati per fare il cretino e entrare in una curse. Non so neanche perché, perché bene o male potevo vivere tranquillo e andare avanti. E va bene, Orotus. Sono il vostro amico scemo. No, perché non ci posso andare. Loki, ti prego, fatti uccidere senza farmi danni. Io me la sento che muoio tantissimo comunque. Ok, meno male che sono riuscito a coltellarti a distanza ravvicinata. Adesso con Satana, sicuro. Non ce la faccio a batterlo. Due danni sono prendibilissimi con Satana. E l'ho spostata perché sono il genio del male e uno non è esploso. Ci mancavi te, guarda. Grazie dai baby. No, uno ha già cominciato a seguirmi. Speravo morissi, dato che ti ho fatto tipo quei 6.000 danni. Ok, danni non presi. Adesso c'è il rischio di prendere danni, ma la fase più critica è quella successiva, eh. Ma anche qui non scherziamo, quindi non diamo niente per scontato, assolutamente. Ok. Adesso uso telepills appena prima di ucciderlo, sarebbe bellissimo. No, proprio no. Eccolo qua che uno è andato. No, no, non ce la faccio. Non ce la faccio, sono incastrato. L'avevo quasi ucciso. Questa è stata una delle run più brutte di sempre. Cioè, non è andata male. Poi però ho fottuto tutta l'ultima. A un certo punto ho cominciato anche a dire, a non darci più una lira. E boh. Poteva solo andare così a sto punto. Ah, che serie di run deludenti. Spero non mi stiate odiando troppo. Io comunque spero vi sia piaciuto il video. Se vi è piaciuto mettete mi piace, condividete con gli amici che possono apprezzare il genere. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.